Grande donna. Passiamo la scenetta. Hai imparato. È più bravo di Luca Alba veramente, ragazzi. C'era una volta, tanto tempo fa, un orco cattivo cattivo che poi era diventato buono buono, che poi era diventato buonissimo, che poi era diventato buco di culo. Cambia. Queste sono le avventure di Shrekia. Shrekia! Shrekia! Allora, almeno a Natale una botta me la dai? Vorrei tanto, sorca, ma proprio non posso. Ah, che strano! E come mai? Ho contratto una brutta malattia al cazzo. No. Lasciami indovinare. Visto le tue abitudini sessuali, devono essere le emorroidi. Esatto, ho le emorroidi. Le emorroidi al cazzo. No. Basta sparare cazzate, orchicchione. Ora andiamo in camera da letto e scopiamo. No, non voglio. E poi fra poco arrivano Ciupino e il cazzo con gli stivali per il cinone di Natale. E non voglio. Ecco, hai sentito? Devono essere loro. Vengo, arrivo. Ah, chissà quanto potrò dirla anch'io quella parola. Vai. Buonasera. E tu chi cazzo sei? Mi chiamo Pollicino, sono un bambino piccolino. Quindi? E quindi mi avete rapito perché siete degli orchi brutti e cattivi. Ma scusa, sei tu che hai suonato il campanello? Noi non ti abbiamo mica rapito, nano. No, mi avete rapito e come? Come una fiamma. E ora chiederete un riscatto di 10.000 euro ai miei genitori, capito? Uè, abbassa la testa, palloncino. Uè, Pollicino, non palloncino. Ok, ma sempre cinese sei. Spiegami un attimo, a cosa ti servono 10.000 euro? A comprare la polverina magica per curare la brutta malattia al naso che mi sono preso. Ecco. Quella che avevo l'ho persa. Ci mancava pure il bambino cocainomane. Vabbè, noi siamo d'accordo, dai, telefonate ai miei genitori per il riscatto. Ma nemmeno se viene fuori che hai un cazzo di 6 metri e una passione per le orche in astinenza dal medioevo. Tornatene a casa, marmocchio. Ma mi piacerebbe, ma non posso. Avevo sparso la polverina magica per ritrovare la strada di casa e tornare indietro pippando. Ma è venuto a nevicare, mi sono perso. Cazzo. Ho capito, e quindi che cazzo vuoi, Brunetta? Se non volete telefonare ai miei genitori per il ricatto, almeno posso passare il Natale con voi? Se vuoi passare il Natale con noi, è usanza fare un regalo agli ospiti. Va bene, ho proprio il regalo che fa per te, No. Oh, mi hai infilato un dito in culo! No, secondo te perché mi chiamano Pollicino? E a me niente regalo? Ma certo! Ah, buon Natale! E felice anno nuovo! No. Felice anno nuovo a tutti! Coglione! Che pensate, è la storia di Pippo Palmieri quando va in Sardegna. Lui è Pollicino. Marco, c'è il Don con le mani sulla bocca. Sì. Credo che sia una tipica espressione di... disappunto. Sì, perché Don? Cosa è successo? Le mani davanti alla bocca. Venga. No, stavo ascoltando. Non stava ascoltando? Sì, stavo ascoltando. Ascoltando. E che cosa pensa? Ma anche lei? Ma no, niente, sta organizzando una crociata, ma tranquillo. Ci colleghiamo col libero sfogo degli ascoltatori. Tutti scomunicati, andiamo! Bastard Inside Live. Perché parlare da solo in auto? Mandaci un messaggio con la One Up, no? Don Daniele scappa finché sei in tempo. Comunque è inutile parlare di rivendicazioni ISIS o meno. Chi guidava il camion è un pazzo squilibrato, perché quando tu falci delle persone col camion non stai lì a chiedere sei musulmano? Sì, sei musulmano? No. Non fai distinzione. Certo. Qui è solo una questione di un folle che ha fatto il brutto gesto.
Oddio, hanno arrestato il meccanico sotto casa mia, hanno detto che era uno spacciatore. Io era una vita che andavo da lui, mica lo sapevo che faceva il meccanico. Ragazzi, per fortuna che avete messo a suo agio il don, sì, proprio tranquillo, tranquillo. Prima la sciura e la vecchiaccia lì, poi adesso padre Maronno, chiamate Santina, poi siete a posto. Giusto. Ecco. Ragazzi, ma non c'è un modo di recuperare le chiamate del bestemmiatore senza censure, vi prego. No. Manderle al postate ora sulla pagina Facebook di Don Daniele. Canzoni. Come state? Comunque ci voleva Mediaset per vedervi un po' in televisione. Eh sì. Vabbè. Il vostro bellissimo video della radio passa ogni mezz'ora. È vero. Fantastico. Comunque buon Natale. Sì. E grazie di tutto perché siete la mia famiglia. Ciao. 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 Quella sua penna fina. Sì. Infilata tutta nel culo, lui no, ci andava male. Sì. Sì. E quell'aria da squaldrina. Bene. Ci godo. Mazzoli è un frocio e lo sanno tutti. Comunque. Bene. Don, scommetto che ha già prenotato per tornare prossimamente, sì, perché c'è l'agenzia viaggi. Io ho una domanda importantissima, ragazzi, voglio capire una roba, ma i preti, cioè, quanto guadagnano? Ma sempre lì vai a finire. Cioè, ma aspetta, più si sale di grado e più c'è il grano. Non è proprio così. Dipende da che voti hai preso. Tu che voti hai preso? È insufficiente. Avete un mantenimento. Cioè, avete uno stipendio, i preti hanno uno stipendio. Abbiamo uno stipendio base attraverso l'8 per 1000. Scusami, non voglio sapere quanto, solo se come fai. 8 per 1000 quanto fa? 8000. Vabbè, sono tanti soldi. Non è proprio così. Però la casa, il vitto alloggio è pagato la chiesa, giusto? O te lo paghi da solo? La casa, la canonica dove si abita è della chiesa e il vitto no, dobbiamo pagarcelo noi tutte le spese vive, naturalmente. Ah, ok. Fate casa e chiesa voi. Il vostro programma preferito fa un salto a comprare una Porsche per Mazzoli e ritorna più paraculo che mai. Che bello, eh? Noi siamo Rosa. Maestro, lei è bellissimo, io la amo, grazie, la follia. Grazie, è proprio bello. Arrivederci cosa? Manca un quarto d'ora. Per lui sa che è uguale.